I ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi subito al terreno di gioco e a cambiare gioco, perché avevamo preparato la partita provando a costruire, provando a fare un altro tipo di gioco, ma siamo venuti qua e non si poteva giocare. Quindi devo dire che sono stati veramente bravi ad adattarsi e a fare un altro tipo di partita. Credo che l'intensità, l'aggressività non è una cosa che si possa leggere. Chi è più aggressivo in campo riesce, no, ad averla meglio. Il nostro DNA è la nostra fase di gioco principale, è il contropressing, è la riconquista della palla, la regressione a palla persa, perché da quelle situazioni possono nascere azioni importanti come dei gol, come dei calci d'angolo, come le azioni degli sviluppi interessanti. A volte il regista di una squadra può essere un centrocampista, ma a volte può essere una riconquista. Ho indicazioni molto positive, ma positive che dicono che i ragazzi sono giocatori validi, che la squadra è forte, la squadra ha qualità. E se vedi l'azione del secondo gol, lì non c'è uno schema che abbiamo preparato in allenamento, lì è roba dei ragazzi. Devo elogiare lo spirito di squadra perché quella è roba loro, quella è venuta fuori la qualità della squadra che c'era. E la difficoltà sarà mantenere questo tipo di approccio, mantenere questo tipo di prestazione. Noi confidiamo molto nell'allenamento, confidiamo molto nel processo di crescita. Bisogna andare avanti, siamo contenti dei risultati, ma siamo solo all'inizio. Luca Iotti ha fatto un'ottima prestazione, siamo contenti, lavoriamo molto su quell'aspetto, quindi si può migliorare perché oggi in qualche situazione potevamo far meglio, ma lavoriamo, vediamo i video, cerchiamo comunque di migliorare durante la settimana con il lavoro. Quell'espulsione fa parte di un naturale processo di crescita che può avere dai di te. È un ragazzo che l'anno scorso ha giocato in un campionato inferiore e catapultato in Serie C ha fatto subito bene. Questo errore, perché ha commesso un errore, se preso nella maniera giusta è positivo perché capisce, no? Che in certi momenti della partita bisogna quel tipo di situazioni magari gestirle in maniera diversa e quindi se ha l'umiltà giusta, sono sicuro che questo errore gli farà bene. L'ho visto molto dispiaciuto e questo è positivo, perché anch'io quando ho fatto il difensore ho fatto gli stessi errori e poi ho capito che certe palle vanno buttate via e non le ho commessi più. Quindi nel negativo c'è del positivo che aiuta il processo di crescita del ragazzo.